fermare, io combatterò tutto e tutti e poi e ritornerò come un dio all'Olimpo, finalmente a casa, perché qui che resterò. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Sei tu o lei, ma tu e tu e vorrei. Sei tu o lei, io tanto amato dal mare del silenzio, ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca, sai. Piano piano, pezzo dopo pezzo, i musicisti che sono qui per voi a suonare questa sera, ma soprattutto per me, e perché senza di loro non saprei farlo. Allora, autore di molti dei pezzi che ascolterete, motore iniziale di tutto quello che è successo da due anni a questa parte, alle tastiere, ma prima di tutto ai cori, ma anche alle tastiere, da quest'anno il signor Marco D'Angelo. Abbigliato in modo, diciamo, inglese, diciamo così, alla chitarra acustica, ma anche alla chitarra elettrica, ma anche alla produzione, alla coautorizzazione e alla direzione musicale di questo gruppo, il signor Marco Rinalduzzi! Quindi, solo per quest'estate, vedete come si comporta, il signor Franco Ventura! Al basso elettrico, che mi ha promesso questa sera 1.000 lire per ogni sbaglio che commetterà, e siamo già, no, siamo a quota 120.000 lire adesso, non so. Il signor Massimo Capitan Astro Calabrese! Il rapporto con Alex è stato molto intenso. Fatti capire chi era Alex. Un giorno torna da Milano con l'aereo e noi dicemmo: vabbè, aspettiamo in studio, prendi un taxi, poi da Fiumicino e vieni in studio, via da Giuliana. Dice: sì, va bene. A una certa ora non arrivava e quindi non capivamo che succedeva, perché come tempi di come a piedi. Vabbè, insomma, per fare la breve aveva preso la metropolitana, da Fiumicino aveva preso prima il trenino, poi la metropolitana, e noi abbiamo detto: scusa, ma potevi prendere... Era, no, ma i soldi è meglio che li spendiamo per fare meglio il video. Che fa male, tu non puoi fermare. Dove c'erano artisti da tutta Europa, e io ero l'unico a cantare in italiano, e la canzone che ho portato ha vinto questo festival come in italiano, insomma, contro delle canzoni cantate in inglese. È stato un bel successo per la musica italiana. Il tuo disco è disco d'oro. Grazie. Disco d'oro, grazie mille. Onde, lui non lo sapeva davvero. Onde, disco d'oro. Grazie. Sono piuttosto imbarazzato, perché non lo sapevo. Ecco, non mi inquadrate. Arrossisco su tutta la capoccia. Ce l'hai fatta. Grazie. Io sono preoccupatissimo, perché il disco è appena uscito ed è il primo disco che esce senza un traino promozionale così grosso come il Festival di Sanremo. D'altra parte volevo vedere se ero in grado di marciare. Lo so sempre.
Bambino e figlio è il modo più generoso per essere genitori. Alex Baroni per SOS a figlio. Consulta il sito www.sos. Spettacolo che abbiamo fatto a gennaio e era un pezzo da dichiarazione dei Beatles, quindi avevamo tantissimo presa la passione e ci aveva accomunato, e quindi ci siamo ritrovati a cantare insieme, mi ci ha tirato dentro un pochino questa cosa, devo dire. There are places I'll remember all my life, but some have changed, some forever, not for better. Il contatto principale è stato Marco D'Angelo, perché che è il corista dell'orchestra della with lovers and friends. Tra l'altro possiamo dirlo, è un ex della Big Band Rosselli, pensando che in my life I've loved them as memories lose their meaning when I think of love as something new, though I know I'll never lose affection for people and things before. I know my lovers have to think about them. My life, I love you more. In my life, I love you more. Benvenuti, benvenuti. Bene, allora questa seconda serata abbia inizio, si dice così, in onore appunto di Alex Baroni. Bene, tutti i ragazzi sono carichi per esibirsi anche questa sera e noi...
iniziare immediatamente per, con, facendo entrare i giurati. Quindi buonasera a tutti, benvenuti, il Festival Cambiare. Facciamo un applauso, facciamo entrare i giurati. Iniziamo, non vedo, da Giulio Todrani. Prego. Abbiamo a seguire Vincenzo La Gioia. Prego, accomodatevi. Fulvio Tomaino. Prego, salve e ribenvenuti. E Marco Rinalduzzi, il presidente della giuria. Salve Marco, anche questa sera con noi. Poi più tardi avremo una sorpresa, vi farà compagnia un altro personaggio, ma ne parliamo tra poco. Festival Cambiare Città di Corleone, come abbiamo detto anche ieri sera, ma lo ricordiamo anche per gli amici che ci seguono su internet, che tutto parte da un'idea del muretto di Alex Baroni, in accordo con il manager Vincenzo La Gioia, e fortemente voluto dalla coordinatrice Antonella Savona, che qui davanti a noi facciamo un applauso, che si è spesa in un modo incredibile per fare in modo che queste due serate si portassero a termine, con il supporto dell'insegnante Paola Di Giovanni dell'Accademia Musicale di Corleone e Ivano Passerello della Rock Show Officine Musicali di Palermo e tutto il suo staff in regia. Noi siamo pronti e vogliamo far entrare, vedo qua, naturalmente come ieri sera ci sono le riprese anche da questa parte, il backstage, quindi più avanti poi vi faremo sapere che faremo un bel montaggio di tutto quello che è accaduto dietro le quinte, quindi sarà anche molto molto carino da vedere tutto quello che accade, che magari molti di voi non hanno mai visto, o comunque sentire proprio le atmosfere, le emozioni che si respirano. Voglio iniziare quindi con alcuni ringraziamenti. Giusy Onolfo, che farà delle riprese qui per noi, appunto per il backstage. Abbiamo Anna Maria Patronaggio per Giovani in Fiore di Prizi, una scuola di ballo, un'associazione con tantissimi ragazzi che già da piccoli insomma sono molto bravi, e Maurizio Baiana che di tanto in tanto ci verrà a disturbare, no a disturbare, cioè volevo dire, cioè, ecco, sapevo che già non era il tuo momento, cioè già allora stavo dicendo bene a disturbare. Buonasera. Io non vengo mai da solo. Ma che ci fai accompagnato? Guarda. Ecco. Sempre per il discorso della differenza tra me e lui. Io beato fra le donne. E fra le nonne, no, che ne so. No. Tu però hai un'ottima giuria, devo dire. Ti fa compagnia e sanno votare bene. Sanno votare bene, sì. Ok, questa sera, anche stasera si impegneranno, poi tra poco parleremo con loro. E tu di preciso cosa sei venuto a fare in questo momento? Cioè, sei venuto qua appunto per... Niente, disturbare, come dicevo io, sì. Oppure qualche cosa. Volevi presentare Safiria? Io volevo presentare Serena, oppure... le due ragazze che mi accompagnano. Ah, ok, Safiria, Serena. Perfetto. Serena. Safiria e Serena, sì. Questa sera accompagneranno gli artisti. Ah, perfetto. Intanto. Allora, quindi a questo punto uscite per sì. Poi rientrare a turno, magari, insomma, sì, accompagniamo gli artisti stasera. Sicuramente sì, già i ragazzi sono caldi, aspettano di essere chiamati. Perfetto, tu raccontaci ogni cosa, tutto quello che accade. Tutto quello che accade ti racconto. Una buona visione. Grazie Maurizio Baiana. Ok, vi do il tempo di scendere e iniziamo immediatamente con il primo degli artisti di questa sera. Antonino Adorno, lo facciamo accomodare, iniziamo questa sera con lui della serie Gli Ultimi Saranno i Primi. Ieri sera è stato l'ultimo, stasera è il primo. Antonio Adorno! Buonasera. Quando mi guardi
mi accorgo che c'è un mondo immenso dentro di te. Farei da specchio per distrattevo, ma poi ti tengo solo per me. Quando tu non ci sarai, resterà quel ricordo che porto con me. Penserò ai momenti vissuti con te. Pensami, sognami, illudimi, feriscimi, ma resta qui ancora un po', il mondo può aspettare, io no. Sei quel profumo che non passa mai, qui nel mio letto che parla di noi. Vorrei sapere se senti anche tu questa mancanza che mi butta giù. E quando tu non ci sarai, dentro i giorni che vivo lontano da te, sentirò solo l'eco dei baci per te. E pensami, sognami, illudimi, feriscimi, ma resta qui ancora un po', il mondo può aspettare, io no. Oh no. Quando tu non ci sarai, traccerò quel sentiero che porta da te. Conterò tutti i passi, mi avvicino sognando di te. Grazie, grazie. Bravo, grazie Antonio. Mille. Volevo scambiare due parole con te. Innanzitutto, la canzone che hai cantato, questo lo spostiamo. Quando non ci sarai. Ok, puoi dire se è una tua canzone? Sì, è un brano, canzone... un brano mio, del mio disco. È un disco che ho scritto io, arrangiato io. E questa appunto è una traccia di questo disco che è nato, diciamo, post-quarantena. Ho trovato anche un lato positivo in questo periodo. Quindi ci hai lavorato durante il periodo fermo. Ha portato dei frutti, nonostante le difficoltà, ha fatto nascere questo lavoro. Di Messina. Ok, di Messina, va bene. Grazie. Grazie a voi. I giurati hanno iniziato a votare. E noi a questo punto vogliamo far entrare Tiziana Coro. Facciamo un applauso. Parliamo con lei. Eccoli qua, questa sera. Mi sa che accompagnati, ci vuole un attimo più tempo per arrivare. Eccoli qua. Allora, puoi parlare col microfono. Grazie, Serena. Tiziana Coro, quale canzone canti? Spiega tu, dimmi tu. Buonasera a tutti, sono Tiziana Coro, arrivo dalla Sardegna. Oggi vi canterò Riguarda noi di Giorgia. Niente. Va bene, la facciamo ascoltare. Grazie. Ecco l'applauso per te. Prego. Molto più felice, sai chi me lo dice?
specchio. Ora che non sei qui al mio fianco, mi sveglio e non mi accendo e sbando. Ciò che è stato lo sai anche tu, con un po' di dolore vorrei non vederti più. In tutte le cose che intorno ha, vorrei cancellare un po' di ciò che riguarda noi. Esco con le mie domande, esce ne una grande, riguarda noi. Rivedo quelle amiche, sono le catene di quel volerti bene, imprigionato nel mio letto. C'è un posto in più, c'è ancora il tuo sapore, ma vorrei non vederti più. In tutte le cose che intorno a, vorrei cancellare un po' di ciò che riguarda me. Speranza che guarda noi. Brava Tiziana. E noi, allora, complimenti. Che c'è? Emozionata? Vai, bellissimo. Sono queste le belle cose, l'emozione, l'emozione. È bellissima l'emozione. Complimenti, ciao, attenzione, vai, brava, che bello, emozionarsi, è bello, perché poi sono queste cose troppo fredde, a proposito vi do questo microfono, ho parlato di emozioni e quindi ho detto, bah, chissà la giuria se ha qualcosa da dirci a proposito dell'emozione di un cantante che magari di un altro freddo che fa l'esibizione. Ma sai, l'emozione è una delle cose che spinge nella maniera giusta ed è una delle maggiori difficoltà, no?
Quindi lo studio che questi ragazzi devono fare, visto che sono già tutti molto bravi, è proprio il controllo delle emozioni affinché le emozioni non prendano il sopravvento, no? Lei ci è riuscita fino alla fine, quindi è stata molto brava. Perché l'emozione può fare figure quelle terribili. Quando poi stai davanti, che ne so, alla lucetta della telecamera o cose del genere, diventa problematico. Quindi imparare a controllare attraverso lo studio, la tecnica, eccetera, per poi dimenticarsi tutto questo e farlo in maniera spontanea è la cosa migliore da imparare. Il controllo delle emozioni per poi emozionarsi per bene. E chissà se il maestro Todrani si è mai emozionato. Sei mai emozionato durante una canzone? Vedere lei mi si è emozionato, perché lei ha una grande tecnica, ma soprattutto ha dimostrato di avere anche il cuore. E quando uno canta ci vuole il cuore. Brava, brava Tiziana. Sono tutti bravi comunque. Vediamo. Sentiamo Fulvio Tomaino. A proposito, ormai il tema è questo delle emozioni, di quello che si prova. È bene trasmettere l'emozione? Non è giusto? Non è giusto? Bisogna tenersi, bisogna copiare magari dopo. È assolutamente vitale. Abbiamo appena cominciato, però la sensazione, penso di poter parlare anche a nome dei miei amici, conferma la sensazione di ieri, cioè che i ragazzi hanno tutti tanto da dire, tanto da dare sul palco, che il livello di questa manifestazione oggettivamente è molto alto. E quindi complimenti a chi ha appena cominciato, ma sono sicuro che accadrà quello che è accaduto ieri, cioè tanto feeling sul palco che poi arriva al pubblico. Quindi complimenti e in bocca al lupo anche a chi sta per esibirsi. Invece Vincenzo La Gioia, no, lui non si emoziona. No, no, non è vero, mi emoziono anch'io. Mi emoziono molto ad ascoltare loro, anche visto che mi occupo di sceneggiatura anche sul set con gli attori. Il discorso è che, come diceva Marco, da una parte è spontaneità, quindi sincerità, sicuramente l'emozione che proviene dall'artista che si sta esibendo, dall'altra ci vuole il controllo, un po' un balance, no? Perché non debba debordare e magari rovinare la performance. Quindi sicuramente c'è da controllare questo aspetto, e penso che nelle scuole di musica facciano anche questo, cioè insegnare in qualche modo, o meglio dare dei criteri per gestire l'emozione. Ecco, l'emozione va gestita comunque a un certo livello di performance. Chiaro che qui stiamo parlando di ragazzi che vogliono fare questo lavoro, per cui credo che sia fondamentale gestirla. Bene, grazie ai giurati, questo me lo porto io. Lo sto spegnendo un attimo, poi vi racconto, signori in regia, me lo sto portando fuori, va bene, poi entreranno quindi i prossimi ad esibirsi e vediamo un bel gruppo adesso. Ci sono i Modley che si esibiscono, quindi li facciamo accomodare. Ecco qua. Oh, va bene, entra la band, prego. Entra la band, stanno per entrare. Ok, si posizionano. Avete qualcosa da preparare? Devo parlare qua 5 minuti oppure no? No, va bene, avete tutto pronto, va bene. Va bene, io mi porto fuori il microfono, poi lo capirete in regia. Va bene, i ragazzi si sono... È spento. Ok. Starts around with a suicide on my bed. I bring the hell in a time of death. All it watches is a cigarette to me, and some beats running jumping in the sparkling streets. And so supply everyone and a death so deep. At the end of the day, I'm the last to do one. Because baby, I'm a fucking crazy. You know they will always be my leader. Because I'm a monster, leader. But I am will run my name. With infinite level and forever here. But I'm a monster, yeah. I'm on it.
history books for leaders, spin books for eaters, speech for an art, make you win a heart, you are most irritated and out of paradigms in your mouth, and before you down, I would draw a deepest town, I become a slave. Already become a king. It's potato or a boxer in the ring for now. Oh yeah. Because of baby, I'm a fucking crazy. You know that you will always be my lady. Because I'm a master, master, yeah. Believe me, and look at the level, yeah. You will like me and about me, you will love me anyways. But I am a master, master, yeah. Because my mates kiss me as hostages, you know. Though you will always because my mates kiss me as hostages, so leave me alone. It's all my fault. Yeah, 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 yeah. Oh, but I'm a master, master, yeah. But I am a winner of my name. You will like me and about me, you will love me anyways. But I am a master, master, yeah. Oh, yeah, yeah, I'm a master, yeah. I am a master, yeah. Margherita, Diego, Thomas, Vince, grazie mille. Solo questo genere musicale? Sì, noi siamo la tribute band dei Maneskin. Io ho fondato un tributo ai Maneskin da prima della loro vincita storica a Sanremo, che tutti conoscete. Sono stato il primo ad avere questa idea. Ci siamo ritrovati noi e il resto è andato in automatico. Solitamente sono gruppi artisti che poi conoscono poi i cantanti, i loro idoli. Dico, ancora voi non avete avuto questa opportunità? Sì, io sì. Ah, okay. Io sono stato con Damiano, prettamente con Damiano a Sanremo. In hotel, okay. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Confermo che è bellissimo, che è veramente un ragazzo simpatico, semplice come noi. Okay, perché in questo caso è bello sia dalla parte dell'artista che sa che ci sono dei ragazzi che suonano rappresentando anche un po' loro, e al contrario voi con loro. Sì, sembrava molto contento e per me è stato un onore, insomma, allucinante. Certo. Complimenti ragazzi. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Facciamo il microfono nell'asta. Sì. Che non vedo, ok. E allora, adesso noi vogliamo continuare con una cantante che vedo già qua. Eccola, Santina Di Pasquale. Con te scambiamo due parole così subito. Quale canzone ci canti, da dove vieni, così ti conoscono un po'. Prego. Sono Santina Di Pasquale, vengo da Bagheria e canterò stasera Lara Fabian ad agio. Perfetto, canzone molto semplice da cantare. A tra poco, facciamo un applauso più forte. Non so dove trovarti,
non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Questa anima senza cuore aspetta te, adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò ad agio, che ho dagli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dalla. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai come cercarmi, con la mente il sole mi sente spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che a te, i complimenti. Che ho detto? Ah sì, scusa. Ho appena annunciato la prossima, vabbè. E adesso sta per entrare appunto Rosaria Aiello. La facciamo accomodare, prego Rosaria, cosa ci canterai e da dove vieni? Buonasera. Il microfono? No. Bene. Buonasera a tutti, sono Rosaria Aiello, stasera vi farò ascoltare un mio brano dal titolo La mia buona strada. Dal titolo? La mia buona strada. Di chi è? Di Rosaria Aiello. Bene. Hai scritto tu? Sì. Musicalmente? Sì, musica e parole, sì. Sì? Musica e parole. Bello, va bene. Complimenti, prego. Buona esibizione. Grazie. Grazie. Sì, però...
Esce due senza tre. Grazie, grazie. Vabbè, ci sta, dai. Adesso la mia. Ho voglia di viaggiare, ma senza mai partire. Guardando i fuochi artificiali che della nostra stanza, li vedo andare in cielo e schiantarsi nei tuoi occhi. Perché il passato adesso è già passato, facciamo spazio all'amore, che poi escono le stelle, in fondo alla galassia trovi le più belle. Ma tengo sempre piedi ben a terra, con l'anima che ha vinto ogni guerra. Ma guarda questa sera che fortuna, vediamo l'altra faccia della luna. Abbiamo spento tutte le parole, e dentro un abbraccio svegliamo l'emozione. Ogni stella ci ricorda le battaglie, le vittorie e le meraviglie. Accanto a te non ho più paura, perché comunque vada, se la mia buona strada. Ci siamo persi in una stanza, ma sembra vada tutto bene. Che come un po' trovare un'aria per la sosta dentro la tempesta, e sembra un buon momento per ricominciare. Non possiamo mai sbagliare, siamo un capolavoro che arriva all'infinito partendo anche da zero. Ma tengo sempre piedi bene a terra, con l'anima che ha vinto ogni guerra. Ma guarda questa sera che fortuna, vediamo l'altra faccia della luna. Abbiamo spento tutte le parole, e dentro un abbraccio svegliamo l'emozione. Ogni stella ci ricorda le battaglie, le vittorie e le meraviglie. Accanto a te non ho più paura, perché comunque vada, sei la mia buona strada. Con due ali aperte contro il vento, che piove forte più saliamo in alto. Dammi la tua mano, non facciamo a meno di toccare il cielo. Ma guarda questa sera che fortuna, vediamo l'altra faccia della luna. Abbiamo spento tutte le parole, e dentro un abbraccio svegliamo l'emozione. Ogni stella ci ricorda le battaglie, le vittorie e le meraviglie. Accanto a te non ho più paura, perché comunque vada, sei la mia buona strada. Sei la mia buona strada. Grazie. Grazie. È sempre bello sentire degli artisti che creano la loro musica e la loro canzone, quindi è sempre bello. Grazie. 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 A dopo. E adesso faccio entrare Jimmy Giannetto e la sua band. Facciamo, li facciamo accomodare sul palco mentre sistemano le loro cose. Un applauso a questi ragazzi, questi giovani ragazzi che è già un po' che suonate, vero? So che dovete perdere un attimo, adesso voglio ricordare gli sponsor. Qualche anno, vediamo se il microfono, non so se lo spengo ogni volta oppure sì. Okay. Qualche anno, e da dove siete? Da dove venite? È un problema dirlo, siamo tutti di sparsi. Vai, vai, spargi. Io di Bisacquino, che è qui vicino, Contessa Entellina, Mauro, Jonathan da Santo Stefano e Ciccio da Bivona. Ok. Francesco. Quindi siete un pochino qua nella zona, va bene. Mentre che fanno dei piccoli lavori, voglio ricordare tutti gli sponsor, che praticamente è grazie a loro che si realizza un evento del genere, e quindi è giusto anche ricordarli, perché insomma, se tutti questi ragazzi possono conoscere una giuria così rinomata, è anche grazie a loro, oltre che ad Antonella. Non vorrei che si arrabbia poi Antonella. Ciao Antonella, come va? E l'abbiamo qua in prima fila, volevamo più al centro, perché quando parlo ti devo vedere subito qua davanti, no?
Allora, ringraziamo Ristorante Pizzeria La Schiera, Tutto Casa Centro Fai Da Te, Gelardi Bar Pasticceria, Accademia Musica Moderna Corleone, Farmacia Mongiovì, Vision Ottica, Museo Godfather House, MD Discount di Corleone, cioè Corleone, anzi no, il cognome mi pare che sia Corleone, OPERT, che sarebbe Occhiali per Tutti, Macelleria Le Carni della Nuova Masseria di Orlando e Figli, Autorusso, Impresa Edile Catalinotto. Diciamo che io facciamo un applauso agli sponsor, cioè sono magari molti di voi li conosceranno e sono loro che hanno sostenuto questa manifestazione: Macelleria e Capricci della Carne di Leto, Gioielleria Patella di Antonio, Patella RS Elettronica di Rotolo, Farmacia Binenti, Atelier Segreti, che tra l'altro ci hanno dato gli abiti con cui entrano le nostre ragazze, le nostre ragazze Safiria e Serena. Allora, andiamo avanti con gli ultimi, che sono Bruno Ceramiche, il Forno dei Golosi, Rivi Ricambi, Zootecno, Vetreria Bellinvetro, Parruccheria Ricci e Capricci, Tradizioni e Sapori, Rubino Gomme, SV Motors, Bar Bentivenga Rosanna, Mini Market Aputia, Bontà e Delizie di Blanda e Tipografia Cortimiglia. Quindi grazie ancora a tutti gli sponsor. Adesso Jimmy, sei pronto? Andiamo, vai. Come si intitola la canzone, dicevi? Impressioni di settembre della PFM. Respiro la nebbia, penso a te. Quanto vede tutto intorno, il corpo in là. Sembra quasi un mare, l'erba. È leggero. Il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che ci perda. Un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me.
Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Nebbia, penso a te. Cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo, uno in cerca di sé. Penso. Cosa sono adesso non lo so. Sono solo, solo e solo nel mio passo. Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno come sempre sarà. Grazie mille. Jimmy Giannetto e la sua band. Ciao ragazzi. Ok. Adesso c'è un momento molto, molto particolare. Abbiamo l'onore di avere con noi il fratello di Alex Baroni. Lo chiamiamo. Ah, ecco. E io temporeggiavo, capito? Lo facevo più lenta la cosa, dico prima che passa, salta. Ok. Vediamo questo, va bene? Sì. Salve Guido. Ciao, buonasera a tutti. È un vero piacere essere qua stasera. Buonasera ai giudici, amici e non amici o meno conosciuti. Vedi, tutti questi artisti e anche i loro giurati sono qua per tuo fratello. Sì. Ed è qualcosa veramente di molto interessante, cosa può muovere un avvenimento, cioè tutto quello che si va a creare successivamente. È una situazione di familiarità, di gruppo, di emozioni, che poi fanno in modo che, dice, vogliamo presente Guido e deve essere qui con noi. Quindi volevo chiederti... cosa potremmo fare noi artisti, noi ragazzi più giovani, più grandi, per portare avanti questa iniziativa insieme a te? Beh, intanto
consentimi di ringraziare gli organizzatori, Antonella, i giudici, il muretto di Alex. Io mi sono molto emozionato a vedere questo video introduttivo, devo dire, soprattutto perché ho risentito la voce parlata di Alex, che era tantissimo tempo che non sentivo. Risentire la sua voce parlata è stato davvero emozionante, e il collage fatto di ricordi è davvero, davvero molto bello, per cui bravissimi e grazie. Queste sono le iniziative che portano avanti il nome di Alessandro. Noi in passato abbiamo fatto tante cose con Marco per cercare di tenere vivo il suo nome, e io sono sempre felice di capire, di vivere esperienze che mi fanno ricordare che, insomma, il ricordo è sempre molto molto vivo, e l'affetto è sempre molto molto vivo anche da chi lo amava come cantante, oltre che da noi che lo amavamo come persona principalmente. Quindi benvenute queste iniziative. Volevo ringraziare anche il Comune di Corleone, là sopra c'è scritto il primo premio intitolato ad Alex Barone qui a Corleone, credo che un grosso merito vada anche al Comune. Speriamo che non sia l'unico evento, quindi la risposta alla tua domanda è proseguire su questa strada se si può. Certo, vedevo tra l'altro giustamente non c'eri tu, ma vedevo anche i ragazzi a pranzo che ogni tanto tra una chiacchiera e l'altra partiva il ritornello di Alex. E questo veramente è molto 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 bello, quindi si è creata una situazione che chi appunto segue queste dinamiche poi si accorge che è veramente bello, che da un semplice momento così gioviale di mangiata ci sia sempre il ricordo vivo, quindi è molto molto bello. Cosa vorresti dire ai ragazzi che quindi stanno seguendo? Un messaggio, un ringraziamento, qualcosa a tutti coloro che ti stanno vicino e che stanno vicino ad Alex. Allora, intanto ai ragazzi e agli artisti che ho sentito solo stasera, purtroppo, per cui adesso li sentirò, gli altri che si devono ancora esibire, faccio i miei complimenti. Si è detto il livello è alto, è vero, il livello è alto di queste esibizioni. Io auguro a loro, agli artisti, di avere sempre la stessa passione che aveva Alex per il canto e per la musica. Questo credo che sia l'unica vera e sola arma vincente. Io non me ne intendo di musica e di canto, però mi intendo di passione. Quando le cose si fanno con passione, credo che sia veramente la strada giusta. Alessandro l'aveva per la musica in modo viscerale, e quindi la passione portava alla dedizione, alla professionalità, all'impegno. E il miglior augurio che posso fare a loro è di condividere la stessa passione che aveva lui per il mondo della musica e l'arte della musica e del canto. Dici, per chi non appunto lo conosceva giustamente personalmente, chi era Alex fuori dal essere artista, dall'essere cantante, dall'essere conosciuto, dall'essere famoso? Si spengono i riflettori, Alex. Quanto tempo abbiamo? Nel senso che ovviamente era una persona... Quanto vuoi in questo caso? Mio fratello, quindi una persona molto complessa, ecco, sicuramente, una persona che ci metteva l'anima in tutto quello che faceva, però con un'anima molto, molto complessa, molto ricca e molto complessa. E da fratelli ci siamo voluti molto bene, ecco, questa è l'unica cosa che posso dire. Ultima cosa, chi è Guido Baroni oggi, sempre nel nostro contesto? Io sono un noiosissimo professore universitario di ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, quindi questa è stata la mia professione, sono rimasto in università, faccio il professore ed è una cosa che faccio, ho sempre fatto e che continuo a fare con passione, quindi faccio quel mestiere lì. E sei da stimolo e da carica anche per tutti loro e per tutti noi. Lo spero, nel mio piccolo, quando posso cerco di essere più. Grazie Guido Baroni. Grazie, grazie mille per la tua presenza. Anche Antonella vorrebbe essere qui per ringraziarti in persona. Non vedo bene. Ok, dai, fai un lancio tipo rocker. Va bene.
Bene, noi... Ah, ecco, Guido, un piccolo particolare, perché stavo proseguendo, ma è una cosa molto importante per noi, perché ci teniamo. Vedevo anche i vari messaggi, perché li capisco ormai, quelli di Antonella, i vari messaggi. Vogliamo far entrare... Prego, da quella parte, prego, accomodatevi, non voglio annunciare nulla, così vi facciamo entrare, e vorrei anche chiamare l'assessore allo spettacolo Gianfranco Grizzaffi, che ecco qua. Lei, assessore, non salta su... No, niente, va bene, lo attendiamo, non si preoccupi, è perché Guido è molto atletico, quindi... E insieme quindi all'assessore facciamo entrare le ragazze, perché hanno un omaggio per te, quindi va bene? Ci tocca. Quindi chiamiamo sul palco, ecco, Serena e Safiria, portano... No, aspettiamo, fermiamoci un attimo, così adesso consegna direttamente, perfetto, l'assessore. Prima magari iniziamo dalla targa, ecco, la stretta di mano. Prego, Safiria. Allora, questo è il premio alla memoria, Alex Baroni. Quindi inviterei, se posso chiedervi, ci alziamo tutti in piedi e facciamo un grosso applauso? Ci alziamo tutti in piedi. Grazie Alex. E abbiamo anche un riconoscimento speciale alla memoria artistica, consegna Serena per Alex Baroni. Ecco qua. Ok, da questa parte. Perfetto. Grazie di nuovo, applauso. Grazie Guido per essere stato qui presente. Grazie a te, grazie assessore. Ringraziamo le ragazze e noi proseguiamo con un altro concorrente, quindi un altro talento. Invitiamo ad entrare questa volta Roberta Pace. Andiamo avanti e facciamo un grande applauso per la prossima concorrente. Roberta, che canzone ci canti? Che posiziono. Sì, ecco qua, posizionati per bene, mi dici mentre che canzone canti, da dove vieni. A volte sembra... ogni volta ho problemi. Sembra strana la domanda, ma anche perché canti? Perché a volte uno... Sì, perché a volte uno magari si dice il canto, va bene, ma perché? Cosa ti spinge a cantare? Le mette più alto? Come... Okay. Allora, intanto buonasera a tutti. Mi puoi ripetere sì. La domanda? Okay, ripetiamo la domanda. Niente, come ti chiami? Quale canzone farai? Allora, sono Roberta Pace e stasera vi faccio ascoltare una canzone della grandissima Mia Martini. Chiedo di fare un applauso sia a lei, sia ad Alex e anche a tutte le donne che purtroppo non hanno avuto il diritto di continuare a vivere per colpa di persone, non le posso chiamare persone, però si devono chiamare così, purtroppo, così cattive veramente. E quindi voglio fare un grande applauso a tutte loro. Ecco, così ci hai spiegato il perché canti. Stasera vi faccio ascoltare proprio Gli uomini non cambiano e la dedico a tutte loro. Grazie. Bambina di mio padre innamorata,
per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscito. Io ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle immense ostilità, e ti perdi dentro al cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere. Pianzi anch'io la prima volta, stretta un'ancora sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ma ho scoperto con il tempo, e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati come te. Grazie, grazie mille. Brava, Roberta Pace. Grazie. Brava. Abbiamo Massimiliano Santoro a seguire. Che è? Sento i fans. Che è successo? Cosa avete detto? Cosa avete detto? Eh? Ah, i fans qua, hai visto? Allora, che canzone ci canti? Prego, mettiti da questa parte. Allora, Massimiliano. Ah, ok, senza asta, va bene. Ce l'abbiamo acceso, ok. Okay. Ciao a tutti. Io canto una canzone di Francesco Nuti, la sua unica apparizione a Sanremo. L'anno non lo ricordo, ma è una canzone, è una poesia, ho detto ieri, è veramente un messaggio d'amore che lui aveva scritto alla figlia, ma in qualche modo mi è arrivato come una relazione che per me è, ma che abbiamo con la vita, ecco, da ascoltarla da lì, una relazione con la vita è una relazione con noi, ed è una poesia. Quindi, da una persona comica, poi oltretutto, che scrivono, sono quelle le persone che scrivono cose. Ti è piaciuto innanzitutto il testo, la canzone, quello che ti ha trasmesso? Dici che mi piace tutto, e okay. Poi anche visto che siamo qua a ricordare, veramente
il top della musica e della voce italiana, e per me Francesco Nuti è veramente un genio, una persona molto profonda. Insomma, guardate i suoi film, approfondite, veramente una persona che ci mancherà, secondo me, non ha avuto un grande spazio, quindi per me era un po' dare anche, nel mio piccolo, spazio anche a questa meravigliosa persona e artista italiano. Massimiliano Santoro! Grazie. E se il tempo passa, sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te. Se quando sono solo ed ho paura, paura a star con te. E se qualcosa resta, sarà per te. E se un sogno resta, sarà per te. E se adesso sto cercando di capirti fino in fondo, ma poi mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo. Ma quando son sereno io non posso fare a meno di pensare, mamma mia, che fortuna che tu ci sia. Sarà per te tutto quello che è stato, sarà per te. Adesso vieni fuori che io mica ti conosco, oppure lascio stare, e mi sembra ancora presto. Se il cuore batte, sarà per te. E se sarò forte, sarà per te. Adesso nel silenzio io ti prenderei per mano, e poi baciarti ed abbracciarti e dirti che ci manchi e mi manchi. Sarà per te tutto quello che è stato, che c'è, sarà per te, e adesso vieni fuori, che invece sì che ti conosco, e poi lascia tutto stare, e vienimi ad abbracciare. Sarà per te tutto quello che è stato, sarà per te. E adesso vieni fuori, che io mica ti conosco, ma poi lascio tutto stare, vienimi ad abbracciare. Sarà per voi.
Grazie. Bravo Massimiliano. Grazie. Complimenti per l'interpretazione. Grazie. E proseguiamo con un altro artista venutoci a trovare anche ieri sera, adesso vedremo se canterà con o senza asta, grazie mille Massimiliano, Marco Guella, facciamo un applauso. Ecco Marco, preparati col microfono, prego. Da dove vieni Marco, di dove sei tu? Sono di Giuliana, okay. Stasera canterò il mio pezzo, Credrai, singolo uscito qualche mese fa. Perfetto, quindi tu sei occupato del testo, della musica, sì, hai dato l'idea? Co-arrangiatore e il testo l'ho scritto io, sì. Ok, perfetto. Un applauso, andiamo avanti! Grazie. Il mare mi dà quella pace interiore per cercare nuove traiettorie. Poi la spiaggia mi ricorda quel momento in cui guardavo l'orizzonte senza pensare a niente. Senza pensare a niente. La memoria non va via se osservi una fotografia. Questo tempo se ne va e non te ne accorgi. Ricordi la notte abbandonandoti al niente. E poi cosa ti resta? Crederai che la verità è nelle cose apparenti. Non capisci che in realtà si trova nell'animo, nelle emozioni. Cose oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre l'immaginazione. Non ti preoccupare, mettiti a camminare, poi ancora a sognare. Puoi immaginare quella realtà che ti manca. Per realizzare l'impossibile, certo, ci vuole coraggio, ma non è un miraggio. La memoria non va via se osservi una fotografia. Questo tempo se ne va e non te ne accorgi. E ricordi la notte abbandonandoti al niente. E poi, cosa ti resta? Crederai che la verità è nelle cose apparenti. Non capisci che in realtà si trova nell'animo, nelle emozioni. Cose oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre l'immaginazione. Crederai che la verità è nelle cose apparenti. Non capisci che in realtà si trova nell'animo, nelle emozioni. Grazie mille. Eccoci, bravo, stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro con la musica. Bene, adesso abbiamo un ospite che abbiamo atteso questa sera e lo vogliamo far entrare. Lui è stato alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2006. Lo facciamo accomodare, Manuel Aspidi, e poi parliamo con lui di tutto. Facciamo un applauso.
Ciao Manuel, allora ti metti da questa parte che c'è il microfono, saluta i giurati, eccoli, bene, lui sarà un ospite appunto molto molto gradito della serata, farai un paio di canzoni, sì. Sappiamo che appunto la tua canzone naturalmente Soli a metà, non ce la fai stasera? Certo. Ah ok, Soli a metà, due dischi d'oro e disco di platino, lui dovete sapere che ha collaborato con l'autore di Madonna, con Dire Straits, è stato molto in America, sì, è certo. Ritornato, ha scritto la canzone Last Call in collaborazione col WWF che è diventata la colonna sonora per la giornata mondiale dell'ambiente. Esatto. E poi siete tornato in Italia e hai detto adesso perché questo titolo non passerà un altro guarda, brano? Allora, questo brano è un brano che è stato scritto da Piero Calabresi, che è una persona straordinaria. Tra l'altro qui abbiamo anche una persona che ha lavorato a questo pezzo e che ha scritto insieme a Piero questo brano, che era un brano inedito di Alex, che si chiama appunto Non Passerà. Che non ha mai cantato, esatto, che un brano che non era mai stato pubblicato. Io ho sempre cercato di ricordare Alex in tutti i concerti e ogni manifestazione che ho fatto, perché credo che sia una delle voci in assoluto più belle e merita di essere ricordato non soltanto in certi contesti, ma anche da tanti altri grandi artisti. E quindi volevo fortemente omaggiarlo, e parlando con Massimo Calabrese, con Marco, loro mi hanno fatto ascoltare questo brano del quale io me ne sono innamorato, e da lì appunto è nata Non Passerà. Perfetto, allora ce le canti entrambi? Esatto, sì. Ok, entrambe le canzoni. Grazie. Prego, allora ti lascio nella tua esibizione. Manuel Aspidi! Grazie, grazie. Amore non si scorda mai, perché tanti veri non ne hai, lascia ancora e scrive pagine dentro noi. Una cura poi non c'è che può riportarti a lei, perché nuove distanze pesano sempre più. Non finire mai, passerà per qualunque storia che verrà, continuerai, ricostruirai nel tuo specchio e vivi un mondo intorno e poi non c'è più vertigine, provi un salto nuovo senza guardare giù. Non finirà, mai passerà, per qualunque storia che verrà, continuerai, ricostruirai, nel tuo specchio la ritroverai. Dentro di te sorriderà, a nessuno questo lo dirai. Sei un po' di lei, lei è un po' di te, e per sempre niente cambierà. Torni a vivere, niente immobile, pensi che ancora nuovo avrai con lo stesso cuore. Non finirà, mai passerà,
riempirai. Nel tuo specchio la ritroverai. Morirà, poi passerà. No, che non passerà. Grazie, grazie. Grazie mille. Allora, il prossimo brano, come ho appunto accennato il nostro grande presentatore, è Soli a metà. Per chi non avesse visto Amici durante quegli anni, Soli a metà è stato un brano che mi fu affidato all'interno della scuola di Amici. Noi avevamo le squadre bianche e blu e io facevo parte della squadra dei bianchi e poi c'erano i blu. Ad ognuno di noi fu dato un inedito e questo fu appunto uno di quei brani, il mio primissimo inedito, la primissima canzone che poi porto nel cuore perché è il primo figlio, diciamo, con la quale poi ho iniziato realmente a muovere i miei passi nel mondo della musica. Sono molto legato a questo brano, come appunto anche a Non passerà, perché sono un po' come dei figli, no? E quindi ogni volta che la canto è sempre una grande emozione. Vi ringrazio di essere qua questa sera e spero, insomma, che stiate trascorrendo una bellissima serata, ma quando c'è musica e artisti che hanno voglia di fare è impossibile non divertirsi. Grazie a tutti. Io ci sarò quando vorrai, sarò nascosto tra mille ricordi, ma non mi vedrai. Ti parlerò, mi penserai, e nel silenzio di un ultimo istante lontana sarai. Immaginando l'amore che vuoi, troppo distante da quello che hai, in una scatola piena di sogni ti addormenterai. E questa notte di perplessità anche la luna si domanderà quanto ci costa aver scelto di vivere soli a metà. Io ci sarò quando tu avrai paura della notte, camminerò da solo dentro le mie scarpe rotte e chiederò di te. Io chiederò di te. Io ci sarò, anche se ormai si è fatto tardi e non posso fermarti se tu te ne vai. Ti guarderò, mi ucciderai con un sorriso che non sa nascondere quello che sai. Ci incontreremo nei sogni se vuoi, dentro quei sogni che hai fatto per noi, e nel silenzio di un ultimo istante mi perdonerai. Ma questa notte di complicità anche la luna si domanderà quanto ci costa aver scelto di vivere soli a metà. Io ci sarò quando tu avrai paura della notte, camminerò da solo dentro le mie scarpe rotte e chiederò di te. Io chiederò di te. Io ci sarò quando tu avrai paura della notte, camminerò da solo dentro le mie scarpe.
scatterò te, che chiederò di te. Io chiederò. Grazie mille, grazie. Bravo Manuel. Grazie mille, grazie. Prego. Volevi dire qualcosa ai ragazzi? Sì. Ai ragazzi, sto dicendo ai ragazzi. Dica ragazzi, è un complimento, no? Ma loro sono fantastici. Non hanno così età, quindi uno... No. Okay. Poi è sempre un piacere di vederli, poter insomma trascorrere del tempo con loro, perché è vero, no? Siamo artisti, ma loro riescono sempre a darti qualcosa di nuovo. Io credo che ogni artista abbia necessità proprio di attingere da questi grandi personaggi, ed è sempre un piacere ed un onore per me sapere di poter contare anche su di loro, perché poi veramente è un pane un po' quotidiano, no? Ti arricchisci. C'è da imparare sempre, in qualsiasi momento, sempre. Qualsiasi non cosa dicono. Non si finisce mai di imparare. Dicono sempre le cose giuste nel momento giusto, e soprattutto dicono ciò che è necessario per poter far crescere un artista a 360 gradi, perché oggi si vedono tanti ragazzi che cercano di voler fare questo nella vita, ma è un mestiere duro, bisogna studiare, bisogna lavorare tanto, ci saranno tantissime batoste che uno prenderà, perché il percorso è fatto anche di questo, ma se il talento è vero, è sincero, prima o poi riesce a trovare la strada per potersi materializzare a 360 gradi. Grazie davvero a tutti, vi auguro veramente un buon Natale, delle buonissime feste, e che dire, devo fare un altro brano oppure... Grazie Manuel, no, okay. Vediamo, dopo può essere che abbiamo adesso... No, posto. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Manuel Aspidi, grazie mille. Grazie. Ecco, un altro abbraccio. E a questo punto facciamo accomodare i ragazzi da questa parte, perché abbiamo il premio miglior sponsor. Quindi tra tutti quelli che abbiamo nominato prima... abbiamo una targa per uno sponsor, ma pensavo entrassero solo le ragazze. Grazie Manuel, pensavo entrassero solo grazie, le ragazze. Tu Maurizio, come mai sei entrato questa volta? Dobbiamo dare il premio per il premio, miglior io consegno sponsor. Io ritiro il miglior sponsor, lo sono ritiri stato tu delegato io per cioè, tu così ti prendi sei stato delegato, sei sicuro? Sicuramente io non è che ti sei preso di... così tu la cosa di no, eh? Certamente io non faccio mai una cosa di testa mia, no all'infuori delle cose che dico, perché molto spesso escono da sole, non che sono io all'infuori delle cose che dici, non va bene. Allora leggiamo qua cosa c'è scritto, allora. Vediamo un riconoscimento particolare allo sponsor ufficiale, primo premio Cambiare Festival Città di Corleone, Mountain Palace La Schera. Complimenti alla Schera, perché è stato il nostro miglior sponsor. Lo devo consegnare allo sponsor, di dammelo. Devi consegnare, cioè secondo te ti hanno chiamato perché sei un ottimo, cioè, lo devo riconsegnare. Hai mangiato là, forse non lo so, adesso no, ma vabbè. Mi hanno detto ritira tu per noi, quindi... sì, addirittura. Certo. Va bene, allora. Però okay. Stavo pensando una cosa, riflettevo poco fa dietro le quinte. Ecco, che già su una domanda che tu hai fatto. Che qual è? La domanda che tu hai fatto è a una ragazza che è perché canti? Sapete, anch'io ho provato a cantare quando ero piccolo, sono tornato indietro con gli anni, no? E ho pensato, perché io non canto? E mi è venuto un ricordo. Ci sarà un, il mio ricordo del mio cantare nella doccia. Quanti di noi cantano nella doccia? Quasi tutti, no? Visto? Con la differenza che voi salite qua sopra e siete intonati. Io il mio ricordo di cantare nella doccia era che a un certo punto arrivava l'acqua fredda. L'acqua fredda. Dopo l'acqua fredda arrivava la giabbatta. Era mia mamma. Ho capito che non dovevo cantare. Niente, lì è stato capito. Chiarissimo. Non c'è stata, la non giuria, puoi cantare. E la giuria in persona è arrivata, dice ok, lo dico io, figlio mio. Non puoi vabbè cantare. E non quindi puoi cantare. Hai lasciato perdere. Quindi va bene, grazie, io Maurizio. Vi lascio così. Ringraziamo Maurizio per questa testimonianza. Sì. Per quanto riguarda i ragazzi, ti devo dire una cosa strana. Ieri sera erano molto, molto più tranquilli di stasera. Non capisco
capisco quale sia il motivo. Sono molto. No, io pensavo che ieri sera invece fossero più tesi. No, vedevo questo, no? Stasera sono ancora più tesi. Però poi salgono e scendono. Felici, ok. Felici, ok, ho fatto il mio dovere. Va bene, no, perché si sono esibiti col cuore. Comunque sono bravissimi, sia qua sopra che fuori. Ragazzi, siete bravi, siete bravi. Ci vediamo poi dopo. Noi usciamo e lasciamo il palco a voi artisti. Ecco, Maurizio sempre con le ragazze, non so perché, a me manco una volta mi hanno accompagnato, però vabbè. Allora, adesso... L'ho detto all'inizio, è la mia fortuna. La tua fortuna, va bene. Azzurra Di Miceli continuerà questa nostra kermesse musicale. Andiamo avanti con la musica e con questi piccoli grandi artisti che si susseguono. Azzurra Di Miceli adesso ci canterà una sua canzone, una canzone, ecco, vediamo se sarà una sua canzone oppure no. Vuoi l'asta oppure no? Mi sa che mi ha detto, ah sì, ok, che arrivano i giurati, ma Azzurra, ok, levo l'asta, ma tu ti vesti di azzurra per far ricordare il tuo nome o è un caso? In realtà no, però... Più vicino il micro. No, okay. In realtà no. Perché l'hai dato così? Se può aiutare. Non è che hai tutti gli abiti azzurri a casa, tipo Puffetta, per dire che tu c'è tutte azzurre. No, è così. Ah, bene. Hai solo quella, va bene. Io comunque, vedi, il nome ti ho ricordato immediatamente, quindi può funzionare. Di dove sei e quale canzone? Sono di Corleone e canto Vento di Passione, di Pino Daniele e Giorgio. Bellissima, bellissima canzone. Attendiamo ancora un attimo, forse i giurati... mentre noi annunciamo che tra poco li vedremo esibire insieme a voi, facciamo? Ah, andiamo a cercare? No, andiamo, adesso arriveranno, no? Stanno per arrivare, vediamo dove sono. Ridateci giurati. Oh, qua ho la giuria che commenta che... No, non vai bene tu. Non vuoi sederti là? Ne voglio approfittare subito, così almeno dico faccio anche il giurato. Ma non potevi neanche cantare, ora vuoi fare il giurato pure. E voglio provare, nella vita si prova. Faccio il giurato. Ah sì, ok. Metti le X così a casaccio. Sì, dici, tanto vai, è semplice, le X sono brave a farle. Ah sì, al posto della firma. Giocavo a scuola a fare X0, X0. Quello è il tris. Ho imparato così a scrivere, sì. bravo, bravissimo. Ok, siamo tutti? Bene. Sì, tra poco, tra l'altro, dicevo, si esibiranno... no, siamo tutti, manca ancora qualcuno. Sì, manca qualcuno. Ecco qua. Sono sempre pronto. Drani. No, non sono pronto. Sono che pronto. È arrivato, sì, okay. Va bene. Okay. Grazie Maurizio, allora ti accompagno anch'io e lasciamo... da sola Azzurra Di Miceli a cantare, prego. Già nella testa e non c'è una ragione quando cerchiamo quel che resta. Come un vento di passione, una rosa rossa, il ricordo di un amore ci cambia, non ci passa. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continuo a viaggiare nella testa. Il ricordo di un amore lascia in bocca il sale e arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare.
passare. È in una lettera d'amore, è nel canto del mare, il ricordo di un amore. Ci parla e non ci passa. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Grazie. Azzurra Di Miceli. Ed ora, signori, è il turno di Alice Cascio. La facciamo accomodare e parliamo un attimo con lei per vedere, insomma, a conoscerla meglio anche lei. Ciao Alice, che ieri sera non abbiamo appunto parlato con nessuno, quindi stasera dobbiamo recuperare e parleremo. Tu da dove vieni? Io vengo da Palermo. Ah, ok, da Palermo. Solitamente che genere fai? World music. Quindi un po' di tutto, o comunque sia tutto inglese, quello che canti italiano? No, italiano, okay. In portoghese, in inglese. Ok, sì. Ecco, ho sentito che cantavi altre lingue, per questo chiedevo. Complimenti. Allora, che canzone ci canti? È un inedito, si chiama Ancora Vento Sei. È stato scritto da Marco D'Angelo, Tiziana Blu e Marco Rinalduzzi. Perfetto. Grazie, allora, Alice Cascio. Le strade blu percorrerà, là sull'oceano, vento che va portando via come il vento fa. Il canto suo che mi rapì, vento vai sopra il mare e le città, sulle labbra gli occhi miei e la neve che cadrà, avrai tutto l'azzurro che vedrai, quel che nessun altro sa, solo tu lo scoprirai, ed ancora vento sei. Si offrirà fecondità, aspetterò con te il vento che ci porterà, seguilo con me, perché il vento è come te, ma che si sappia dove va. Corri fra il grano e gli alberi, porti il profumo dove vai, e come il vento fa,
e vai sopra il mare e le città, sulle labbra e gli occhi miei, ed ancora vento sei, ed ancora vento sei. Sopra il mare e le città, sulle labbra e gli occhi miei. Vai, corri fra il grano e gli alberi, porti il profumo dove andrai, e come il vento fa, avrai tutto l'azzurro che vedrai, con la luce giocherai, come fa il sorriso tu, solamente tu. E nel vento Alice Cascio, brava, quando uno sente appunto gli inediti è sempre bello. La giuria, dai, parliamo un attimo con la giuria, perché vedo che avete quella voglia, dice ok, io adesso voglio dire qualcosa, gliel'ho letto così negli occhi, dice grazie, avevo proprio voglia di dire qualcosa. Ecco, l'ho visto. No, perché ci sono questi ragazzi che oggigiorno scrivono le canzoni. Non parlo anche solo di loro, ma tutti quelli che voi solitamente sentite che magari scrivono canzoni, quanto le valutate, quanto li giudicate, quanto giudicate come a livello tecnico, diciamo, e quanto li valorizzate a differenza magari di altri che cantano, cosa ne pensate di loro? Beh, io penso tutto il bene possibile, è il mio lavoro da 40 anni, quindi... In media come scrivono? Allora, la media della scrittura in questo momento in Italia è molto bassa, devo dirti, devo essere sincero, il livello è molto basso. Poi esistono tante piccole realtà, ovviamente quando vai a un concorso e senti le cose, quello che scrive meglio colpisce di più, per forza, no? Come quello che canta meglio. Ai miei occhi, per esempio, una buona composizione dà sempre uno sprint maggiore, cioè non mi basta che uno canta molto meglio di uno che compone bene. Di solito si guarda tutto e si fa il conto. Come si fa a stabilire una canzone quando c'è quelle parole giuste che scrivono meglio di altri? Non c'è, io quando sento parlare di che si insegna a scrivere canzoni mi viene un po' da ridere, perché non è così. Ci sono delle regole grosso modo che si possono seguire, ma poi c'entra l'inventiva, il talento e tutto questo. Quindi io di solito quando sento le canzoni inedite sento le costruzioni, il testo, la profondità del testo, la musicalità, l'armonia messa al momento, cioè tutta una sequenza di cose che poi è il finale, è quello che ti arriva, no? È il mistero di quello che piace alla gente o non piace. Quando uno dice questo piace alla gente, non lo sai, perché poi alla fine è tutto... In questo momento alla gente piace qualcosa che a me veramente risulta orribile. Non quindi, ha nulla di cantautorale, no, quindi, non ha nulla, no, di profondo. Non lo so, io non lo critico, però poi ognuno ha il suo gusto e ognuno interpreta, ascolta la musica a modo suo, per carità. La cosa più bella nella musica è che ognuno ne può soffrire come vuole, nella maniera che vuole. Insomma, ok, a differenza delle altre volte... Interveniamo poi di canzone in canzone, interveniamo con altri, va bene? Grazie Marco Rinalduzzi. Sentiamo una canzone e poi magari sentiamo ognuno di loro qualche commento e qualche più che altro, qualche dritta, qualche consiglio, perché è sempre bello ascoltarli. Abbiamo Francesca Stabile, prego, altra canzone. Che canzone ci canti, Francesca? Buonasera, Volami nel cuore di Mina. Perfetto, vai, una bella canzone. Vai Francesca, un applauso forte.
non è possibile, io non ci sto, è troppo stupido quello che fai. Ti prego, non andare via per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari poi mi butta via, via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine, tornami nel cuore che si straccia il mondo intorno a me, ruggine di vento, prigioniero dentro la mia mente, volami nel cuore, non puoi andartene via, 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 via. Non andare via, ma se proprio devi andare, sai come si dice, va e sii felice. Non dovrai, ma ti ringrazio per il bene che mi hai dato. Tornami nel cuore, che si straccia il mondo intorno a me. Ruggine di vento, prigioniero dentro la mia mente. Volami nel cuore, non puoi andarti. Ti prego, volami nel cuore, volami nel cuore, volami nel cuore, ti prego, volami nel cuore. Grazie. E adesso vogliamo questi nuovi talenti che si esibiranno, perché è un momento dedicato un po' a loro, ad alcuni di loro. Quindi vorremmo Marco Rinalduzzi, vorremmo Fulvio Tomaino e Giulio Todrani. Quindi siete qua, tutti insieme. Sì, tutti insieme, non so, dovete fare una jam session, dovete fare, non so, un'esibizione. Non sono aggiornato, voi non mi avete detto niente, dici, ma perché te devo dire? Io adesso mi faccio la mia esibizione. Io volevo parlare con Fulvio perché è un cantante, insegnante, produttore artistico, e addirittura ha sulle spalle 2300 concerti all'attivo, collaborazioni Rai, ha collaborato con artisti del calibro di Fabio Concato, Alex Britti, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, i Toto, ho letto bene, c'erano errori, i Toto, complimenti, Enrico Ruggeri, Tricarico, Max Gazzè, Ron, Umberto Tozzi, Pui, Rene Grandi, José Feliciano, Raff, Fausto Leali e molti altri. Cioè, non so se abbiamo capito chi abbiamo sul palco questa sera a Corleone, perché ci sono veramente artisti che hanno lavorato e collaborato con tantissimi grandi artisti, quelli diciamo più noti nel senso che comunque hanno questo nome, perché quando si è cantanti, diciamo, poi noi conosciamo quel viso, quel cantante, e dietro ci sono artisti, grandissimi artisti che possibilmente, non lo dico, ma superano i cantanti che conosciamo noi, che vediamo sempre in TV. Allora, li sentiamo esibire, quindi come vi siete organizzati? Fate, signor Todrani, dopo entra, ok, da quella parte il microfono, e allora vi lascio esibire. Quante canzoni fate? Così io magari so, niente, improvvisiamo tutto, va bene, bello, bello. Lo so che se vi lascio qua voi non smettete più di cantare. No, faremo due brani, uno di Alex e uno
è partita una grande artista che Alex amava, so che amava, ha avuto il piacere di dividere il palco con Alex varie volte a Roma negli anni 90, lo ricordo ovviamente come un grandissimo cantante, però mi piace ricordarlo come una persona gentile, un animo empatico, una bellissima persona. Parlavamo spesso di musica, avevamo gusti ovviamente molto simili, ci univa la black music oltre che altri grandi artisti, è un brano che amava molto e mi piace ricordarlo così. Facciamo un applauso a Alex anche per questo, grazie. Questo brano si chiama At Last di Etta James. Così. Perfetto, vi lascio, quando voi finite fate quello che vi pare, grazie, e poi grazie. Mi chiamate, dice Omar abbiamo finito, ok, va bene, complimenti. Mi apri il microfono per favore, dovevo parlare, apposta li facevo i segni. Ma io devo parlare con lui però, apposta li facevo i segni, capito? It's better than I can call my own. When I found the thrill to press my cheek to, I said, and I never know. Oh, you smile, you smile. When in day, despair was cast. Yes, and here we are now. For you are mine. Grazie, Marco Rinalduzzi, ladies and gentlemen. Alex, grazie. È un rito propiziatorio. Questo brano molto bello, è più suggestivi della produzione di Alex e Marco. Questo brano si chiama La voce della luna. Ti vorrei come sei, se ogni volta saprai darmi di più e non farmi il muso mai, anche se ti annoierò coi discorsi di noi. Ti amerei come sei e non ti cambierei, anche se tu, per confondermi di più, mi dirai che
non lo sai quanto bene mi vuoi. La voce della luna ti racconterà mille cose di te e di me. La voce della luna ti accarezzerà fino a quando sarai qui con me. Ti convincerai che puoi sentire il mio respiro se vuoi. La voce della luna ti riscalderà fino a quando potrai. Dimmi quanto manca, quanta strada devi fare per raggiungerti. Sto aspettandoti. Pensami più forte, dammi un segno, fammi rallentare i battiti. Che tense uno per poi stringerti e dopo non lasciarti mai. La voce della luna ti accarezzerà fino a quando. La voce della luna ti accompagnerà fino a quando ti porterà qua. La voce della luna ti accompagnerà fino a quando sarai qui con me. Sarai qui con me. Grazie. Alex Baroni, ladies and gentlemen. Marco Rinalduzzi, grazie. Continuiamo questo applauso per Giulio Todrani. Giulio Todrani sul palco. Grazie, grazie di cuore. Allora, mi permetto di dire due parole, perché queste canzoni per me hanno un significato ovviamente particolare, profonde. E quella che abbiamo appena sentito è una, secondo me, delle più belle che abbiamo fatto insieme con Alex, e che rappresenta anche un momento preciso della sua carriera, della sua vita. La prossima, invece, ancora di più, perché è praticamente il pezzo con cui ci siamo presentati a Sanremo Giovani la prima volta. E io voglio spendere due parole su questo fatto. Alex era un cantante pazzesco, forse il migliore con cui io abbia mai lavorato dal punto di vista proprio interpretativo. Devo dire che affrontarli con... Io per tanti anni non l'ho più suonato le canzoni di Alex, per ovvi motivi, perché emozionalmente mi prendevano troppo e non ce la facevo. E ovviamente l'unica maniera per superare questo è stato affrontarla con gli amici. Quindi, quando parlo di amici, per esempio Fulvio, che è un grande amico, oltre ad essere un cantante enorme, come potete avere. Sentire io adesso con Giulio e quella che ho suonato prima, volevo sottolineare questo. Giulio. Con molta umiltà, perché questo... Un amore si libera stranamente dall'anima e rimane anche se te ne vai. Ma mi sembra impossibile un amore invincibile e dolore dopo che sarà. Io non lo so, io non lo so, ma ero nel cielo, ho perso le ali, cosa farò? Camminerò, camminerò,
questo amore che porta il tuo nome dimenticherò, ce la farò, ma adesso no. Ora che parlo di te ancora, ancora no, ce la farò, ma adesso no. Voglio pensarti una notte ancora, ancora un po'. Se bastasse la volontà per cambiare la realtà, con te potrei riuscirci io. Con la voglia di vivere, vivere e morire di te, di quest'amore mio, ce la farò, ma adesso no. Voglio cercarti una notte ancora, ancora un po', ce la farò, adesso no. Voglio pensarti una notte ancora, ancora no. Il tempo passa e ce la farò, con il tempo ci riuscirò, adesso no. No. Grazie. Scusate, intervengo ancora per dire una cosa che mi fa molto ridere. Grazie, grazie. Che mi fa molto adesso ridere. Voglio. Aspetta, Giulio, fammi dire una cosa, poi dire una cosa. Sì, fai, fai. Quando noi c'eravamo un gruppo che si chiamava Io Vorrei la Pelle Nera, che nel momento in cui Alex usciva fuori, suonavamo, facevamo tanti concerti, e questo pezzo che andiamo a fare, che è uno di quelli che noi facevamo per, proprio veramente con passione, per giocare, tutta la musica, e Alex ogni volta che veniva saltava e la cantava con noi. E quindi, vuol dire, prego. Questo è un pezzo di Ray Charles, comunque, un brano di grande successo del grande Ray Charles. I can't stop loving you. I'm out of my mind to leave in memory all the alone sometimes. I can't stop loving you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we was new, the time heals the broken heart, but time has to steal since we've been sleep.
live my life in dreams. Oh, yesterday. Grazie. Marco Rinalducci, grazie. Grazie. Che bel momento. Ci avete il caffè pagato. Grazie. Momento magico. Ma io volevo ricordare solo che il signor Giulio Totrani è un grande cantante a 80 anni. E quindi arrivare a 80 anni e cantare così è cosa molto molto complicata. È vero, è vero. Mamma mia, che momento, che momento. Anche dietro le quinte ad ascoltare è stato magico. Grazie davvero per il momento che ci avete dedicato. Adesso proseguiamo con Enrico Costa. Sentiamo un'altra magica voce di questa serata. Prego Enrico, di dove sei? Forse ti ho messo al contrario. Okay. No, è acceso, va bene. Niente? Vabbè, ma scherziamo noi, dai, scherziamo. Facciamo. Sì, nel frattempo sistemati le tue cose. Ok. Sistemiamo tutto per come si deve e adesso Enrico ci dirà che cosa canta. Vabbè, non scherzo, no, è qua, scherziamo. Cioè. Stiamo qua. Ehi, ha visto che adesso non capisco se è il mio microfono oppure no, perché non posso provarlo io che ho l'altro, quindi. No, va bene, vediamo, non arriva qua il segnale, ok. Ma sono stati loro, secondo me. Ha detto cantiamo noi adesso facciamo esaurire la batteria, così non possono più cantare gli altri, va bene. prego, è attivato, va bene. Buonasera a tutti, eccoci. Dice no, adesso dopo di noi non canterà nessuno. Ha rotto il microfono, sì. Enrico Costa, allora, dicevamo di dove sei? Di Caserta. E questa sera vi canto un inedito scritto con il maestro Brunelliano che si intitola Cercando Amore. Perfetto, ti lasciamo il palco. Prego Enrico. Grazie. Quando ormai solo vedi l'apice e ricadi giù senza una meta, non hai più idee. Permetti che penso a te, forse hai bisogno di un cuore che non sai trovare, e il tuo bisogno d'amore non sai come fare, ma non rinunci ai tuoi sogni, nelle notti che non hai che te sei debole. Ma il tuo amore già sa di sale, di fa star male come un vortice dentro al cuore, come il sole che si allontana lascia un freddo che cela l'anima. A volte credi che il mondo non ti può toccare, poi guardi in volo due rondini per stare male. Provi a capire se in fondo basta un'anima semplice come te, cercando amore tra vento e sale.
mare, guarderò il mare, che poi sa di te, sì di te, solo di te, ma il tuo amore già sa di sale, mi fa stare male come un vortice dentro al cuore, come il sole che si allontana, lascio freddo che gela l'anima. Cercando amore, cercando amore, ma il tuo amore già sa di sale, mi fa stare male come un vortice dentro al cuore, come il sole che si allontana, lascio un freddo che c'è l'anima. Che c'era l'anima, come il sole che si allontana, lascio un freddo che c'era l'anima. Che gela l'anima. Grazie. Esibizione. Esibizione. Esibizione andata. Bravo, bravo. Noi proseguiamo. Abbiamo Chiara Alesci. Prego, Chiara. Complimenti. Che fai? Non è che perché c'ha la chitarra. Ah, pensavo gli portassi la chitarra, manco quello. No, cioè, no, volevo fare la prova da Valletto. Valletto. Vado bene come Valletto, vediamo l'applauso. Se vado bene come Valletto. Posso fare. Sei andato bene? Non posso cantare. Che Valletto, no, basta. Non posso cantare, ma posso fare il Valletto. Puoi fare il Valletto, va perché bene. Sei entrato? Appunto. Perché ogni volta che faccio una domanda a lei, mi dà una risposta strana. Sì. Allora, dietro le quinte sta per salire ieri, e gli chiedo, come va? Devo accordare la chitarra, ieri. Oggi è ancora più bello. Oggi secondo me si è superata. Che ti ha detto oggi? Come va? Come ti senti? Mi devo togliere i tacchi. Ok, quindi lei sta sempre in altro modo, nel senso che sta sempre che altre cose per la testa. Sì, insomma. La mia proposta è stata, onestamente, se capisci puoi anche tirarli. Li stacca, no, però poi cammina così, no. Com'è con i tacchi, senza tacchi, con la punta, oppure scalza, ecco, vedi, uno potrebbe entrare scalzo e dice ok, il mio stile è scalzo, quindi stai bello comoda, no, appena noi stacchiamo noi, ok, sì. Possiamo attaccare il tuo, va bene, ti lasciamo esibire, parliamo dopo con te, dai, così loro possono collegare i microfoni e attivarli, più che altro. La sta a posto? Sì, adesso noi facciamo i conti, ma perché sei entrata con lui? Buonasera a tutti. No, sì, vabbè, dai, Grazie. Vi farò ascoltare un mio brano dal titolo Novembre. Il primo atto alle porte, senza sipario che non si aprirà. Lo spettacolo, la sorte. Protegge, che se sono come inchiostro puoi stare lì a nasconderli, sono macchie nell'orgoglio, parole come sputi che ti butti addosso, abituata all'illusione sei, tuo paradosso non lasciare traccia di te in me, e sei solo una macchia di cenere e non lasciamo traccia di noi due, tanto adesso. Vado via, magari a correre, butto via tutto ciò che non mi serve, se la cuore che si sfera.
montagna, adesso vado via, magari a correre, butto via tutto ciò che non mi serve, serafone che si spezza, una lama che non taglia, tu freddo sarà. L'amore ha un nome, ma mille sfaccettature, a volte solo rumore, altre volte sono scuse. Quella canzone che senti sembra s'affiegarsi i vostri, sono rimasta ad ascoltarla, tra le cose vedo i miei mostri. Sembra un bambino ad una festa che corre in shampoo, cade e su le ginocchia, e non lasciare traccia di te in me, e se sono quel pezzo da perdere, e non lasciamo traccia di noi due, tanto adesso vado via, magari a correre, butto via tutto ciò che non mi serve, serafone che si spezza, una lama che non taglia, adesso vado via, magari a correre, butto via tutto ciò che non mi serve, serafone che si spezza, una lama che non taglia, sento freddo sarà novembre. Novembre, 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 e adesso vado via. Grazie. Grazie mille. Hai visto? Era per rubarti la scena, voleva fare solo la scena, non è neanche tornata a prenderti la chitarra, niente, capito? Vabbè. Allora, Chiara, tu quali sono i generi musicali che ami, solitamente che fai? A me piace il cantautorato italiano, quindi da Dalla, Carmen Consoli, cioè sono i miei esponenti, diciamo. Solitamente canti, suoni la chitarra? Solitamente sì, giro molto, canto, suono, da sola, in duo. Insomma, un po' come capita. Giro molto. Ecco. Bene, ci fa tanto piacere. Grazie. Complimenti. Grazie mille. Brava. Grazie a tutti. Bello vedere gli artisti che suonano dal vivo. Abbiamo adesso Giuseppe Ragusa. Abbiamo gli ultimi cantanti, ce li ascoltiamo e ce li godiamo per come si deve. Prego. Ecco, parliamo dopo con te, va bene? Dai, Giuseppe, buonasera. Prego. Solo un addio, credimi o no, ci penso mai, vedo che pianto, tu lo sapevi, ma da quando, bella l'estate va, via da me. Notte di canto, è bello vedere le luci laggiù. Non voglio parlare, parla tu. Bella l'estate va, via da me, forse perché felice così, proprio così dalle mie braccia, forse perché ci bastava arrivare fin qui.
Piccoli fuochi, noi siamo zingari di periferia, i nostri sono giochi che durano poco e la notte se li porta via. Bella l'estate, via da me, forse perché ti credevo felice così, proprio così tra le mie braccia. Forse perché ci bastava arrivare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. Oh, oh, na, 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 na. Oh, oh. Grazie. Voce molto veramente alta, notevole. Come mai questa passione per Mango? Mango si può dire che non l'ho scoperto adesso, ma l'ho scoperto grazie a mio papà, che da sempre ha ascoltato questo genere di musica, quindi me l'ha trasmesso insieme anche ad altri artisti come anche i Queen, Michael Jackson. Ascoltava bella musica. Sì. Ascoltava bella musica. Bravo, complimenti. Dove grazie. Sei? Bisacquino. Bisacquino, bravo. Grazie. Papà ascoltava bella musica. Complimenti, bravissimo. Proseguiamo con la voce di Viviana Cottone. Ecco Viviana. Ciao Viviana. Buonasera. Quale canzone ci canti? Allora, stasera canto, canto una cantante che per me è stata la mia ispirazione fin da quando ero bambina, che è Giorgia, e si chiama Quando una stella muore. È un po' un, diciamo, un raccontare la vita, come va la vita. La vita ti fa delle grandi sorprese, possono essere belle sorprese come quella che è stata per me questo concorso, anche inaspettatamente, perché a parte tutto, a parte la grandezza delle cose che abbiamo visto e fatto insieme a questi quattro grandi maestri, abbiamo stretto delle amicizie e dei rapporti molto molto belli con gli altri concorrenti. Devo dire, una cosa che capita di rado in questo tipo di competizioni. Qui non c'era competizione davvero, anzi siamo stati uno la spalla dell'altro ed è una cosa bellissima. In questi giorni si respirava questa cosa. Sì, è vero. E ci sono volte invece che la vita ti fa anche delle brutte sorprese, ed è forse il motivo per cui siamo tutti qua. E quindi è un invito a ognuno di voi a godervi le cose belle nel momento in cui le state vivendo. Non aspettate, non programmate, perché la vita a volte poi prende altre direzioni, quindi non è detto che si riesca a fare sempre quello che si programma di fare. Quindi... Per me va già bene così, potete votare, non c'è bisogno che canta, per me va bene. No, è una cosa che a cui davvero tengo, quindi... Brava, Viviana Cottone! Grazie. Cambia il tempo, la musica nell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco, i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La mia idea e cambia le intenzioni, mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore,
accorgerà quando una stella muore. Fa male, fa male. Troppe notti sotto gli occhi porto livide e ho imparato a modo mio a leccarmi le ferite più invisibili, perché è così che si fa. La vita cambia idea e cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore che brucia ma non muore, un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà. L'amore fa male a metà tra il destino e casa mia. Arriverà la certezza che non è mai stata colpa mia. Ah, ah, non è stata colpa mia. L'universo se ne accorgerà quando una stella muore. Fa male. Grazie. Brava Viviana. Grazie per tutto. Allora, vorrei parlare un attimo così con una persona a caso per quanto riguarda questa canzone di Giorgia, va bene? Tu Viviana puoi andare e ti ringraziamo, a breve chiamiamo, bravissima Viviana, la prossima concorrente. Dai, così una persona a caso, no? Perché... Sono io la prossima sì, concorrente. Sì, proprio una persona a caso, dico, quando sente cantare, lasciamo stare, in questo caso ha cantato Viviana, ma in generale, una canzone di sua figlia Giorgia, che cosa prova? Qual è l'emozione proprio di dire questa è mia figlia? Beh, questo è naturale, che viene naturale. Dopo tanti anni che lei comunque canta, anche per me è sempre che fosse la prima volta, capito? Comunque queste ragazze, questi pezzi non sono manco semplici da cantare, è stata molto brava, molto brava. E per quanto riguarda mia figlia, come dicevo, è sempre un'emozione. Ho visto il concerto suo ultimamente 3 settimane fa a Roma, al Palalo Automatica, a Palasport, è stata un'emozione continua, insomma, anche perché Giorgia quando canta dal vivo è paurosa, nel senso, mette paura, nel senso che io lo dico, è un animale da palcoscenico, mia figlia. Sì, sì, assolutamente. Animale da palcoscenico. Sì. Sai come diciamo poi, o figlio muto è bella mamma sua, per cui... sì, sì. E in questo caso proprio, c'ha tutti i diritti per poterlo dire, quindi assolutamente. Arianna Cerrito. Ciao Arianna, cosa ci canti? Buonasera. Questa sera vi farò ascoltare Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina e mi accompagnerà al piano Mauro Tamburello. Perfetto. Canzoni molto semplici questa sera. Prego, Arianna Cerrito. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici,
fra di noi. E tu, e tu, tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché. Sarà perché m'hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu, ma tu, tu l'hai capito, l'hai capito, l'ho visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro il cuore. Sarà perché m'hai guardato come nessuno m'ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, no, non lo so. All'improvviso sarà perché m'hai guardato come nessuno m'ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Ecco, sapevo che era difficile la canzone. Brava, complimenti. Grazie. Complimenti ragazzi. Allora, mentre adesso sì, siete voi i protagonisti, se avete già votato, ok, andate a fare stamannà, fa i conti, sarebbe appunto la votazione, traduco dal romano, quindi va bene. Si preparano perché appunto la giuria adesso deve stabilire un pochino in base ai punteggi che hanno dato, adesso è il momento dei premi, è il momento dei cinque fortunati che vinceranno la masterclass con Marco Rinalduzzi presso il suo studio con sede a Roma. E avremo anche il piacere di avere i tre vincitori del Festival Cambiare. Quindi da questo momento in poi loro si sono ritirate per deliberare, per come si dovrebbe, come dovrebbe essere, e noi vogliamo avere un altro momento musicale mentre che loro completano il loro lavoro di questi due giorni con un ospite, ok, ce l'ho, Manuel Aspidi, eccolo, sei ritornato, hai visto, prima abbiamo parlato, ma facciamo un'altra canzone, facciamola, facciamo. Facciamo una sua bella canzone. Grazie. Sì, mi viene chiesto. Giustamente. Sì, sì, assolutamente. Poi, una volta che ti abbiamo qua, ti dobbiamo così portare all'osso, così sfruttare al massimo. Esatto. Se ti abbiamo e ci fa piacere ascoltarti. E quindi... Grazie. Adesso faccio un brano di Natale, così perlomeno chiudiamo per il cerchio. Fra poco, insomma, ci siamo. Non c'era un brano migliore. Vi auguro buon Natale veramente di cuore a tutti, con la speranza che tutto ciò che
desideriate, insomma, si possa realizzare nel migliore dei modi. Ti lascio cantare. Grazie. A dopo. Prego, grazie Manuel. Mille, grazie. Me, I sat upon your knee. I wrote to you with child fantasy. Well, I'm a grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more life and stern apart, that was we never saw. Time will heal all hurts. Every man would have a friend that bright will always sweet and love would never end. Oh, this is my grown up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of you. Maybe all we need a blind belief. Can we ever find the truth? Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list. Grazie a tutti. Grazie e buon Natale. Grazie. Grazie Manuel, grazie. Ti posso chiedere, tu nel 2006 sei stato appunto ad Amici, quello che puoi dire è com'è stare dentro la casa, dentro la struttura, proprio materialmente, come fuori? Una bella esperienza. Intanto il pomeridiano si struttura che noi comunque poi finite le prove nella scuola abbiamo un albergo dove stiamo insieme, avevamo, perché adesso hanno già direttamente una casetta, un albergo con i nostri compagni. Durante poi la fase del serale veniamo proprio divisi a squadre, chiusi nelle casette, quindi insomma là diventa un po' più impegnativo mentalmente, perché non, il distacco da casa è importante, non puoi sentire nessuno, insomma, perché comunque quelle sono proprio le regole del programma. Si vive proprio in modo diverso, esatto, che magari potrebbe essere quello, sì, di un artista che dice, sì, ok, mi piace cantare, sì, ballare, esatto, ma là è proprio un contesto completamente diverso. Ma è una scuola, o almeno quando ho partecipato io insieme ai miei
colleghi, era proprio una scuola, noi dovevamo saper cantare, ballare, recitare, ballare, insomma, ha detto a me un parolone, però insomma ci ho provato, abbiamo dovuto fare ginnastica artistica, avevamo un esame di sbarramento che se non avevi le sufficienze in tutte quante le discipline non accedevi neanche alla possibilità del televoto per il serale, quindi insomma diciamo che era molto impegnativo rispetto ad oggi, che diciamo un po' più strutturato già con delle persone, degli artisti che vanno molto più preparati anche con degli inediti. Ecco, sicuramente quando ho partecipato io era una scuola molto più scuola, ecco, giusto per dire la parola più chiara. Però c'è questa cosa che è da notare quando in base al proprio carattere, cioè vivere poi alla fine con altre persone. Quindi ci sono certe dinamiche che vanno fuori dell'essere artista. Esatto. Beh, che poi quindi la pazienza è quello che poi serve nella vita di tutti i giorni, nel senso là sì. Poi sei a stretto contatto con persone che poi diventano comunque insieme a la tua quotidianità, perché vivi con loro un percorso, stai con loro tanto tempo, trascorri con loro diverse nascono ore. Amicizie, quindi nascono amicizie, sapori. Esatto, come nella vita reale, solo che là ecco un po' è come se fossimo in una vita parallela, poi la vita reale è fuori. Però è stata sicuramente un'esperienza bellissima che porto nel cuore, che mi ha insegnato tantissimo, mi ha permesso di farmi conoscere anche come Manuel persona, perché poi sono un artista e siamo artisti come gli altri ragazzi, però ciò che deve sicuramente essere la parte predominante è la persona, perché quello è ciò che ti permette di essere proprio integro con te stesso e ti dà la possibilità poi di essere anche sincero e vero con le persone che ti ascoltano, perché essere un artista siamo in grado quasi tutti, no? Nel recitare, però poi ecco, secondo me la sincerità è quella che premia ed è importante, perché poi quando vai a cantare il pubblico ti ascolta, devi dare un po' di te a chi ti sta ascoltando e grazie al programma ecco ti fai conoscere anche sotto quel punto di vista ed è stata veramente una bella esperienza. Dietro non c'è solo cantare, no, dietro c'è tanta roba. Tanta. Grazie Emanuele Aspidi. Grazie mille di nuovo. Grazie mille, voce stupenda. Grazie. A questo punto abbiamo l'assessore che voleva dirvi qualcosa, speriamo sia contento di questi due giorni che è stata fatta a Corleone e vediamo un po' che cosa da dire. Salve assessore, prego a lei. Ma che dire, è una grande emozione quello che abbiamo visto su questo palco in queste due bellissime giornate. E il grazie ovviamente va a Paola Di Giovanni, in primis ad Antonella, che hanno creduto in questo progetto e mi hanno coinvolto anche a me in prima persona. E quindi che dirvi, grazie, perché ci avete dato l'opportunità di portare un grande evento a Corleone. Ma un grande evento che non deve finire questa sera, anzi vi invito già da domani a pensare al prossimo festival, quindi Guido, l'invito appunto che tu fai lo facciamo nostro, perché vogliamo che questo festival diventi un'identità per la nostra città nel ricordo di Alex Baroni. Bene. È bello questo, che sia l'impegno anche da parte del comune e soprattutto perché è una grande opportunità, perché queste nuove voci che sono dei grandi talenti che ci hanno trasmesso grandi emozioni, e sono anche io emozionato questa sera su questo palco, permetteranno, cioè, è una possibilità, una grande opportunità che cinque giovani vadano a fare questa masterclass con un grande cantautore come Rinalduzzi, quindi grazie veramente per l'opportunità che avete dato alla nostra città e soprattutto che darete ai vincitori di questo bellissimo evento, quindi appuntamento al prossimo anno. Grazie assessore, una domanda che di solito non si fa, ma lei canta? No. Come non canta? No. Qualche canzoncina, no, qualche cosina no, così? No, non canto. Niente, vabbè. Secondo me lo sta dicendo solo perché dice poi, fammi cantiamo, sentiamo la voce. No, va bene. Ok, grazie mille, ci ha fatto piacere e grazie per il vostro impegno e l'impegno di tutti coloro che... Maurizio, che ci fai adesso? Sì, ho visto Maurizio seduto, scusate. Signori, dalla regia... No, ogni tanto mi piace sedermi da questo lato, no? Sì, da questo lato, ok. Così
capisco un pochino cosa succede. Ah, ecco, così, cioè, ti, nel senso, ti che succede la cosa. Spiego, no? Cosa succede. Allora, mentre voi guardate, noi guardiamo voi. La cosa più bella è pensare cosa dirvi. Perché se io sto muto, no? Io sto zitto. Ma lui invece non pensa cosa dire, lui così va. Ruota. Voi mi guardate, io che dico? No, sai cosa è successo? Ero sceso qua, no? Sì. Perché volevo prendere l'assessore e Antonella. Ti è scappato. A un certo punto sono scappati. Ok. Allora io, vabbè, che devo fare? Aspetto. Perché è arrivata prima la notizia. Ah, c'è Antonella! Guarda, è arrivata Antonella. Che abbiamo detto. È arrivata Antonella, allora. L'assessore è salito, poi Antonella. Salite. Saliamo di nuovo. Tu sì, da là, io salgo da qua. Antonella se lo merita. Mentre i giurati hanno finito, possono prendere il loro posto. Perfetto, così... Siamo qua e abbiamo la conclusione. Ma sì. Hai visto, no? Che cioè, voglio dire? No, non ti ho visto lì. I miei vent'anni. Sì, l'ho capito, dovevi accompagnare Antonella. Sì, ma dovevi accompagnare Antonella, tu scusate. Va bene, la strada. Lei fa il giro, io sorcio. Benissimo. Bene, adesso Giulio Todrani, Vincenzo La Gioia, Fulvio Tomaino, Marco Rinalduzzi, ci illustreranno un po' che cosa hanno decretato, che cosa è successo. Allora, va bene, quindi avete tutto voi, io qua non ho niente, quindi vi seguo a ruota. Marco, sarà lei a illustrarci che un po'. Avete del lei? All'improvviso. No, così, all'improvviso. Allora, volevo innanzitutto dire che ci sono un po' di premi. Primo, secondo e terzo classificato verranno premiati da Venite. Tu dirai quello che, il premio che c'è, poi c'è un premio della critica che vorrei specificare, è un premio dato sul gusto della cosa, di quello che è piaciuto o meno, ma e poi ci sono le 5 masterclass, giusto? E ci saranno degli scelti. Io, come ho detto oggi a pranzo, che abbiamo fatto un discorso, la gara veramente non conta niente, assolutamente niente. Volevo dirvi una cosa, non so se avete notato, io l'ho notato perché purtroppo c'ho la deformazione personale, ma la performance di Manuel, che è un ragazzo un po' più cresciuto di voi, ma che ha fatto lo stesso percorso che avete fatto voi, Manuel è diventato una spada, perché ha cantato veramente bene, e lo è diventato con lo studio e l'applicazione, con la concentrazione, non ha fatto nemmeno le prove, è salito e ha cantato. Quindi quella è una dimostrazione di dove si può arrivare con la volontà e con la forza di volontà. Va bene? Allora, detto questo, terzo classificato. Ci sta. Iniziamo da lì. Che vince una targa, giusto? Roberta Pace. Vieni su, per favore. Complimenti, Roberta. Okay. Perfetto, allora dicevamo era Roberta Pace la terza. Roberta Pace alla terza classificata. Facciamo un applauso. Brava, dai, facciamo un applauso forte. Ormai sono gli ultimi applausi, sono serviti anche per riscaldarvi le mani. Grazie. Ecco l'emozione che si fa sentire. Prego Antonella. Poi. Ah, che bello, vediamo se Tiziana Coro, seconda classificata. Tiziana Coro, da questa parte. Ecco, eccola. Tiziana, emozionatissima. Chi è la targa? Dov'è? Ecco una foto. Un applausone. Eccoci. Rullo di tamburi, si dice così? Poi volevo dire, il premio della critica, facciamo prima così, il primo è sempre, il premio della critica, okay. Se lo becca Enrico Costa. Complimenti Enrico! Premio della critica a Enrico Costa. Ci sei? Ci sei. Eccolo. Arriva, qua. Ce l'hai alle spalle. Bene, mettetevi. Vince il primo premio cambiare,
di Corleone, prima classificata Arianna Cerrito. Brava Arianna! Applausone, vediamo se sta per arrivare. Piano, piano, ok. Arianna Cerrito! Eccoli in piedi, i tuoi fans. E qui una cosa la voglio dire pure io, che ho vissuto con lei il Dieggio delle Quinte. È stata la ragazza più emozionata e tesa prima di entrare sul palco. È vero, è vero, è vero. È vero. Fino a poco prima, maestro. Questo premio chi glielo dà? Diciamoci tutti in fila. Maestro, glielo dà lei. Complimenti, bravissima. Trema. Bravissima, ecco l'emozione che si fa vedere. Alla fine diciamo anche che hanno la facoltà di scegliere di fare le masterclass o meno. Arianna Cerrito, Tiziana Coro, Roberta Pace, Massimiliano Santoro. Ci sei, Massimiliano? Bravo, allora chi manca solo Massimiliano, poi le altre siete qua, giusto? Perfetto. Ed Enrico Costa. Quindi questi qua avranno la facoltà di scegliere di fare la masterclass con me a Roma. Come va Massimiliano? Prego, avvicinati accanto al maestro, vai così. Chi manca? Niente, abbiamo finito, arrivederci, grazie. Per... No, aspetta, mica. Ci siamo tutti, giusto Antonella? Premio da critica abbiamo dato, 5 masterclass e 3 premi. Perfetto, certo. Sì, mi sa di sì che il conteggio. Quindi, è questo. Sì. Allora, io volevo dire due parole e me ne vado, però adesso assolutamente. No, voglio dire con sincerità che la potenza e la motivazione di continuare a fare quello che insieme me lo date voi. Non siamo solo noi che diamo a voi, ma vedere questa voglia di fare... negli occhi, l'emozione, cosa a me mi dà veramente tanto, quindi io vi ringrazio in maniera particolare. Poi devo ringraziare con un grazie particolare Antonella, perché è stata una meraviglia, mi ha fatto la corte 3 mesi, nel senso che mi ha spiegato tutto, a me mi ha convinto con le parole e con le emozioni, quindi ti ringrazio molto Antonella, spostati accanto a lui, prego, che mi hai portato qua. Io sono molto contento, prego, di esserci stato e di essere stato vicino a te a fare questa cosa. E poi ovviamente non posso non ringraziare i miei amici, i compagni di viaggio che ho voluto, perché sono tra i miei migliori amici, tra i migliori cantanti che conosca, è vero o no? È assolutamente. Giulio Totrani e Fulvio Tomaino. E poi Vincenzo La Gioia, un grande amico, un manager, uno sceneggiatore, una persona di grande valore. E lo lascio per ultimo, per una questione solamente di te. Il mio amico di vecchia data ormai, Guido Baroni. Vieni Guido, se vieni su ci fai cosa gradita, vai. Guido, ormai ha trovato il sistema come salire. Guido è niente, da quando è successo quello che è successo siamo sempre in contatto, cerchiamo di fare, di capire. Io mi trovo sempre con lui in maniera meravigliosa, perché è una persona meravigliosa, esattamente come il fratello, perché loro, lo posso dire con sicurezza perché li ho conosciuti per tanti anni, una famiglia meravigliosa, colpita da tante cose brutte, ma questo non gli toglie la meraviglia del suo sorriso e della sua intelligenza. Grazie Guido che sei stato con noi, grazie mille. Grazie, io ho finito. Fate è voi. Stato meraviglioso avervi qua, ascoltarvi parlare, cantare ed essere stati qui con noi per 2 giorni, è stato meraviglioso. Grazie a tutta la giuria. Sentite urlare gli artisti dietro le quinte. Grazie, grazie Guido Baroni. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto per noi e tutti i collaboratori. Prego Antonella. Allora, due parole soltanto. Intanto grazie a chi ha creduto nelle mie parole, a chi ha creduto in questo progetto, quindi da Rinalduzzi, La Gioia e poi tutti gli altri. Sono emozionatissima, ma non so come esprimervi la mia gratitudine, anche tutti voi qua presenti, anche quelli che sono andati magari via un po' prima perché ci siamo dilungati.
gli ospiti che abbiamo avuto, ma soprattutto questi ragazzi, perché credetemi, ho avuto modo di conoscerli dietro le quinte, sono dei ragazzi meravigliosi, pieni di sani principi e di tanta buona volontà. L'intenzione nostra è quella di portare avanti questo progetto e di portare avanti la buona musica, e assieme ad Alex. E queste serate sono state dedicate a lui in maniera particolare, e quindi è un po' come se avessi riunito tutti noi insieme questa sera per continuare quello che lui aveva iniziato e che magari sappiamo un po' tutti quello che è accaduto, non ha potuto portare avanti, ma che sicuramente avrebbe continuato a fare se avesse potuto. Quindi noi lo consideriamo anche fra di noi, anche se spiritualmente, per chi ci crede, e quindi grazie Alex e grazie a tutti, e ci rivediamo l'anno prossimo sicuramente. Grazie a tutti voi per essere stati qui fino alla fine. E grazie davvero alla giuria, ad Antonella, a tutti gli organizzatori e tutti i ragazzi che si sono esibiti. Grazie, grazie a chi ha collaborato dietro le quinte, alle ragazze, insomma, grazie davvero a tutti. Alla prossima, allora. Festival Cambiare, Città di Corleone. Buonanotte, grazie.